Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Ed eccoci qui, questa sera ci sarà una live interessantissima, una di quelle da condividere, con tante informazioni incredibili. Vi ricordo i corsi di Luca e poi vi presento il nostro ospite che dovrebbe essere qui a momenti perché abbiamo avuto un piccolo disguido tecnico. Allora, dicevo, ci occupiamo della figura del Gesù storico, così come ci si può occupare di personaggi storici come esistiti, come Napoleone, Giulio Cesare, Hitler, chi volete voi. E abbiamo fatto un lavoro di comparazione tra tutti i testi dei Vangeli canonici, Vangeli apocrifi, con storici dell'epoca di Gesù prima di venire a capo, attraverso un lavoro che è durato 15 anni, di un mosaico che direi complesso e riduttivo. E la figura che emerge di questi personaggi è una figura completamente diversa da quello che ci è stato raccontato in questi secoli dalla Chiesa. Ora, partiamo un attimino divideremo questa puntata in tre parti. Nella prima parte ci occuperemo della nascita di Gesù e di quello del motivo per cui Erode cercava la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, che fuggirono in Egitto. Nella seconda parte andremo sul processo di Gesù, quello che accadde, e nella terza parte invece della morte di Gesù avvenuta non sotto Ponzio Pilato, ma durante la prima guerra giudaica nel 68. I conti non ci tornavano, Valentina, perché ci hanno sempre raccontato che Erode voleva uccidere Gesù perché aveva paura che potesse detronizzarlo. Erode il Grande era stato messo sotto Pompeo Magno nel 63, quindi da Roma, da Marco Antonio, legittimato a diventare re della Giudea, ha sempre avuto dalla sua l'appoggio delle legioni romane, combatteva per Roma e aveva un esercito regio con cui sconfisse tutti gli avversari. Quindi che Erode il Grande potesse aver paura di un neonato povero che potesse addirittura detronizzarlo era qualcosa che non aveva nessuna logica. E quindi abbiamo cominciato ad indagare proprio sulla nascita di Gesù. Noi sappiamo dai racconti dei Vangeli, in special modo dal Vangelo di Matteo, che i magi andarono a portare i doni perché sapevano che doveva nascere Gesù e andarono, si recarono proprio a Gerusalemme. E guarda caso, oltre che a Gerusalemme, si incontrarono proprio con il re Erode il Grande. Erode il Grande gli disse che Maria e Gesù non c'erano e se avessero saputo dove si trovavano, di fargli sapere subito dove si trovavano. Ci viene raccontata la storia di una stella che apparve a questi magi, seguirono questa stella. Noi attraverso la cronologia di determinati avvenimenti sulla famiglia di Erode il Grande siamo riusciti a datare la nascita di Gesù al 5 a.C. Bene, negli annali cinesi abbiamo trovato che nel 5 a.C. ci fu l'esplosione di una nova, una supernova visibile in cielo. Ovviamente i magi, abbiamo scoperto da chi furono mandati questi personaggi a portare regali a Gesù. Furono mandati da un parente di Erode il Grande, Archelao di Commagene, troverete tutto nel libro che sta per uscire, Mosè, fratello del faraone Akhenaton, per fare quel viaggio. Comunque serviva un certo periodo di tempo e una stella cometa non sarebbe stata visibile per tutto quel tempo, invece la nuova sì. Ma come mai i magi andarono a Gerusalemme e incontrarono proprio Erode il Grande? La cosa ci fece insospettire. Che relazione poteva avere quindi Erode con Maria? Perché portarono questi doni?
a Erode come se Erode fosse il padre e li stavano portando a lui. Bene, nel 6 avanti Cristo, quindi pochi mesi prima della nascita di Gesù, avvenne una cospirazione contro il re Erode il Grande. Di questa cospirazione ce ne parla lo storico Tito Flavio Giuseppe, che fu, oltre che sacerdote, anche comandante durante la prima guerra giudaica dei rivoluzionari. Ora, spero che riuscite tutti quanti a leggere sulla lavagna, altrimenti le persone poi si perdono con i nomi. Si riesce a vedere se si riesce a spostare ancora un pochino. Ecco, perfetto. Sì, si riesce a leggere. Perfetto. Ora, Erode aveva una moglie, la sua terza moglie, che si chiamava Maria. Maria era figlia di un sommo sacerdote di Alessandria d'Egitto, Simone, Simone figlio di Alessandro, la Gioia. fermo solo un attimo. Mi scrivono che il video è un po' opaco. Non Possiamo provare a so, parlare di però vabbè, non so. Ma non riescono importa. a leggere? Si riuscite Riescono a a leggere? leggere? Riuscite a leggere? Ma io riesco a leggere bene, però io vedo da StreamYard, quindi probabilmente è diverso. Però adesso ci diranno. Proprio, lei continui, che Perfetto. sì. Erode era sposato con, dicevo, la sua terza moglie, si chiamava Maria, figlia di un sommo sacerdote di Alessandria d'Egitto, Simone, figlio di Boeto. E Tito Flavio Giuseppe, in guerra giudaica, anche in antichità giudaiche, ci parla di una cospirazione avvenuta contro di lui, contro il re Erode. Cercarono di avvelenarlo e dice testualmente che i fratelli di Maria, Lazzaro e Joazar, sottoposti a tortura, confessarono l'implicazione di Maria in questa cospirazione nel cercare di avvelenare il re Erode il Grande. Ora, in quel periodo, qua Gerusalemme contava circa 120.000 abitanti, mettiamo la metà, erano donne, quindi 60.000, ma di queste quante si potevano chiamare Maria? Anche se era un nome molto comune, diciamo 6-7.000, ma quante però di queste si potevano trovare in combutta poi con Erode il Grande? Beh, la risposta venne automatica e soprattutto si riesce a capire per la prima volta il motivo per cui Erode il Grande cercava Maria che fuggì con Gesù. Si era resa artefice di una cospirazione ai danni di suo marito Erode il Grande attraverso un velino che fecero venire dall'Egitto. E sappiamo dai Vangeli che Maria fuggì con Giuseppe a Betlemme. Quindi ci siamo interessati su questo Giuseppe e chi potesse essere. Sappiamo dai scritti biblici, dalle Yeshutot, da Celso, che Maria, suo compagno, il marito, era un soldato romano, chiamato anche Pantera. Bene, abbiamo trovato sempre negli scritti di Tito Flavio Giuseppe. Giuseppe, cugino del re Erode il Grande. Non solo, ma quel Giuseppe, cugino del re Erode il Grande, era un ufficiale romano, tant'è che se dopo una rivolta, dell'ultima volta poi che viene menzionato dagli scritti di Tito Flavio Giuseppe, una rivolta dei giudei intorno al 6 d.C., dopodiché scomparirà dalla storia e, se dopo in quella rivolta con le sue legioni, insieme a Rufo e Grato sotto il governatore romano Varo. Quindi abbiamo trovato il Giuseppe, cugino del re Erode il Grande, e le prove che questo Giuseppe era il Giuseppe poi che fuggì con Maria, moglie del re Erode il Grande. Qui abbiamo questo Giuseppe,
era il figlio di un altro Giuseppe, che era lo zio del re Erode il Grande. Ma entriamo in questa cospirazione che ci fu contro l'erode, perché in questa cospirazione entrò in gioco questo Giuseppe, zio del re Erode il Grande, ucciso Erode il Grande per adulterio contro una sua seconda moglie di Erode, che sempre Maria si chiamava, ma era Maria appartenente alla casata di Giasmonè. Questo Giuseppe, oltre per avere come figlio Giuseppe, che poi si mise con Maria, aveva anche una moglie che si chiamava Doris. Il fratello, Doris era la prima moglie di Erode il Grande. Doris ebbe un figlio da Erode che si chiamava Antipatro. Antipatro fu quello che creò questa cospirazione contro il padre, Erode il Grande, perché era arrivato a quasi 50 anni e non riusciva a salire sul trono. Chi prese il veleno fu un certo Teuda. Fecero arrivare un veleno dall'Egitto. Bene, Teuda era il fratello di Doris. Quindi a questo punto abbiamo Doris, Giuseppe, cugino di Erode, e Teuda, che sono tutti e tre figli di Giuseppe, zio di Erode, nonché cugini di Erode. E Doris, come cugina di Erode, sposerà proprio il re, la prima moglie del re. Dicevo, questo Teuda fu il Teuda che prese il veleno. Ora, Giuseppe, cugino del re Erode, non poteva non sapere di questa cospirazione, visto che prese questo veleno proprio suo fratello Teuda. Ma non finisce qui la storia. Che è veramente un intreccio incredibile. Guarda, era un intreccio pazzesco riuscire a ricostruire tutto, anche perché pensate che Erode aveva anche un fratello che si chiamava Giuseppe, oltre che a uno zio, e questo Giuseppe ebbe un figlio che si chiamava Giuseppe, che era il padre di Maria Maddalena. Abbiamo trovato, pensate un po' quanti Giuseppe ci sono in tutta Sì, questa vicenda. mamma mia. E la cosa si Ora, rende ancora più complicata. punto di svolta di tutta questa vicenda, che poi dovevamo trovare le prove che quel Giuseppe era il Giuseppe dei Vangeli. Questo Teuda ce lo ritroviamo come il terzo marito di Maria, e aveva anche il soprannome di Cleopa, che vuol dire un diminutivo di Cleopatro. Perché Cleopatro? Perché questi personaggi, gli erodiani, durante la guerra degli scettri, si allearono, il nonno di Erode, si chiamava Antipa, con la regina Cleopatra III e Tolomeo IX in questa guerra, e quindi sposarono probabilmente delle parenti di questi re tolemaici. E quindi acquisì anche il nome Teuda di Cleopa o Cleopatra. Bene, noi sappiamo che cosa successe. Erode scoprì questa cospirazione ai suoi danni. Adesso arriviamo a vedere perché poi questi personaggi sono personaggi del genere. E guarda caso, ci troviamo con Giuseppe, cugino dell'Erode, che è ufficiale stato romano, e fuggì con Maria. Dopodiché, per quale motivo Giuseppe doveva fuggire con Maria? Forse era il suo amante. Ah, Qui abbiamo, c'è un vero e proprio enigma che abbiamo poi svelato. Perché? Perché i magi andarono da Erode. Quindi Erode, per avvisare il suo parente che gli stava nascendo un figlio, questo parente mandò i magi a portare i doni proprio a Erode, che si presenterà a Gerusalemme. Ma allora poi perché Maria fuggì con Giuseppe? Perché poi Giuseppe inizialmente voleva ripudiare Maria, non credendo che Gesù fosse suo figlio, ci dicono i Vangeli, tant'è che dovette intervenire l'angelo, intercessione di Dio, a dirgli: tranquillo, è figlio dello Spirito Santo. Perché? Lo svediamo tutto nel libro, siamo riusciti a risolvere questo grande enigma. Inizialmente pensavamo che potesse essere figlio di Erode, poi figlio di Giuseppe, poi alla fine non si capiva più questa vicenda, per quanto era intricata, e siamo riusciti infine a svelarla. Qui
Vi lasciamo all'uscita del libro, Mosè, il fratello del faraone Akhenaton. Ci sono anche dei produttori americani che stanno su tutte queste scoperte per cercare di fare un documentario su questa storia. Il libro si trova? Il libro uscirà verso il 20 maggio, ma noi abbiamo scritto, ci sarà un'appendice di 30 pagine dove abbiamo risolto questo enigma. Perché se voi vedete nel terzo libro, si intitola Yeshua, l'ultimo figlio di Erode. Ok. È una tetralogia, parte con il re dei re, il sosia, dove si entra nel processo, Yeshua, l'ultimo figlio di Erode, e poi i sicari. Parleremo di, dei L'ultima contenuti di cosa. tutti questi quattro libri adesso. Va Ma bene. arriviamo alle prove. Abbiamo detto che Teuda, colui che prese il veleno per avvelenare il re Erode, era fratello di Giuseppe. Dove ce lo ritroviamo? Era fratello di Doris, innanzitutto, ma anche fratello di Giuseppe. Ce ne parla un apocrifo, il secondo, ecco perché poi questi Vangeli apocrifi, il vescovo Ireneo cercò di farli fuori tutti quanti, ma poi alcuni di questi testi anagrammatici sono usciti fuori. Anche Costantino fece tabula rasa di tutti questi scritti. Perché? Parlavano inizialmente di Gesù. Bene, Teuda Andrò, ci viene lasciamo solo detto. un attimo. Perché hanno fatto Sì. Perché tabula rasa di tutti questi testi? Perché non ci hanno. avrebbero potuto creare il cristianesimo su un Gesù che risultava figlio o di Erode o di Giuseppe, cugino di Erode, comunque un erodiano. E questo era il motivo per cui non, gli ebrei non volevano riconoscerlo come il Messia perché osteggiavano gli erodiani. Oltretutto, Maria era un'adultera verso i re, tanto che fuggì poi con Giuseppe e cercò di avvelenare il marito. E guarda caso, Gesù, proprio nelle fonti talmudiche, i rabbini, ma anche Celso, dicevano, ma anche i Vangeli canonici, fanno riferimento sempre a Gesù, figlio di prostituta. Immaginate che stato psicologico poi possa essere nato questo personaggio che si doveva sempre discolpare da queste accuse. Ma veniamo a noi. Questo Teuda che prese il veleno. Troviamo il testo dove ci dice che era il padre di Giacomo, Giacomo fratello di Gesù. Nella seconda Apocalisse di Giacomo, che cosa succede? Che Gesù va da Giacomo a casa di Maria, sua madre, e gli dice: Salve fratello, salve fratello mio, salve. E Maria dice a Giacomo: Giacomo, abbiamo testimonianze che era il fratello di Gesù, sia da parte di Giuseppe Flavio, sia da parte di Giacomo. Giacomo, Maria gli dice a Giacomo, a suo figlio: Non ti stupire che ti abbia chiamato fratello mio. Infatti, entrambi fossi allattati al mio seno. Lui, tuo padre, ci dice: Lui è il nipote di tuo padre. E ci viene detto poi, sempre nella seconda Apocalisse di Giacomo, che Teuda poi era il fratello di questo Giuseppe, ecco perché poi Teuda risulta essere lo zio di Gesù. Che cosa successe? Che Maria, dopo che fu scoperta nella cospirazione contro il marito Erode il Grande, fuggì con Giuseppe. Alla morte di Giuseppe, sposerà per la legge del Levirato ebraica suo fratello Teuda, che aveva l'epiteto di Cleopa, ed Ok. ebbe quattro figli maschi e due figlie femmine. Con Teuda, che sono Maria, Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, più due figlie. Tant'è che poi Simone viene chiamato Simone di Cleopa. E la Maria dei Vangeli ha Sì. sempre gli stessi figli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Vedete, sono gli stessi figli. Perché? Ce la ritroviamo sotto la croce, Maria di Cleopa. E non guarda caso non compare però la madre di Gesù, perché quando sposerà Teuda, chiamato Cleopa, lei diventerà Maria di Cleopa, moglie di Cleopa. Tanto abbiamo trovato tutti i testi dove i figli di Maria di Cleopa sono gli stessi figli della Maria, madre di Gesù. Che
risultano a questo punto essere sia fratelli da parte materna di Gesù, sia cugini invece da parte paterna di Gesù, in quanto Teuda era il fratello di Giuseppe. Lì c'è tutta la questione se erano fratelli o cugini, Adelfos, Adelfios, Anepsios, eccetera, eccetera. Ecco quindi che abbiamo trovato tutte le prove del fatto che tutti questi personaggi furono implicati nel 6 a.C. in una cospirazione contro il re Erode il Grande. Erode scoprì questa cospirazione. Pensate un po', la cara Maria, la sua terza moglie, cercò di avvelenarlo e Tito Flavio Giuseppe ci dice che confessarono i suoi fratelli. Maria fuggirà con Giuseppe, andranno ad Alessandria d'Egitto, in quel caso Maria, il padre Simone era sacerdote di Alessandria d'Egitto. Torneranno poi dopo che Archelao, un figlio di Erode il Grande, fu tolto come etnarca da Roma e quindi, perché si dice nei Vangeli che avevano paura di questo Archelao. E quindi ci troviamo, Gesù aveva 11 anni, a 12 anni, Gesù che presenziò poi nel Tempio di Gerusalemme fece il suo primo discorso e lì era presente, guarda caso, il vecchio Simone, che altri non era il padre di Maria, Simone Boeto, di Alessandria d'Egitto. Allora ragazzi, questa è solo la ricostruzione iniziale di quello che successe e del vero motivo, ora si riesce a capire il vero motivo per cui Erode cercava Gesù, Giuseppe e Maria, perché questi fuggirono in Egitto per ripresentarsi poi successivamente a Gerusalemme. Ma attenzione, perché dopo che la morte di Erode, Erode morirà nel marzo, 4 marzo del 4 avanti Cristo, quindi diciamo Gesù era appena nato. Quindi ci siamo posti un problema, ma Erode perché cercava Gesù? Perché pensava che era l'ultimo suo figlio e quindi voleva indietro Gesù e non per ucciderlo. E Gesù era figlio di Erode o figlio di Giuseppe? È complicato, Se era molto figlio di complicato. Giuseppe, perché Giuseppe? Poi ci sono tante cose che fanno pensare, ma un Gesù figlio dell'Erode il Grande poteva essere un legittimo erede a diventare re della Giudea, perché solamente i figli del re Erode il Grande potevano aspirare alla regalità. Da la morte di Erode, il regno di Erode fu diviso poi tra due suoi figli, Archelao, etnarca, Antipa, tetrarca e Erode, il tetrarca Filippo. Quindi stiamo parlando di un Gesù addirittura erodiano, con il sangue erodiano. Capite bene, signori, che stiamo parlando della più grande scoperta storica di tutti i tempi. Stiamo subendo una, non solo congiura del silenzio, ma una censura spietata da parte di tutti quanti. Continuamente, non posso postare ormai più niente su Facebook, continuamente bloccato ogni 30 giorni su 30 per aver fatto queste scoperte storiche con Io sono senza aperture parole. all'estero, speriamo, ma qui in Italia, ragazzi, non riusciamo ad andare da nessuna parte, perché se cade il cristianesimo qui, se queste scoperte storiche si diffondono, cade il Vaticano. Ma non è finita qui, ragazzi, Alessandro ha perché trovato poi anche qualcuno che contestava questi studi in modo arrabbiato e feroce? io ho chiesto, allora facciamo una bella cosa. Io Canali, se trova una figura della Chiesa di alto spessore disposta a venire a confronto con il sottoscritto,
visto che i nostri ascoltatori non hanno i mezzi, no, per poter capire se possono leggere i libri e trovare tutte le fonti di quello che dico, è tutto documentatissimo. Noi abbiamo provato a chiedere confronti con sacerdoti, con esponenti della Chiesa, perché è giusto che se sia stato fatto un inganno di questo genere, Certo. persone non devono arrabbiarsi con chi scopre gli inganni. Poi questo Però succede, riceviamo gli insulti. succede questo, per quello le ho chiesto, le ho fatto questa E domanda, allora succede chiedo ai cari credenti di chiedere ai loro parroci, a chi vogliono, di venire a confronto con il sottoscritto. Faremo una successiva puntata dove porteremo tutte le documentazioni di quello che diciamo e vediamo se ci mettono la faccia. Ma il problema è che si fa solo congiura del silenzio e nessuno è disposto a venire a fare un confronto pubblico con il sottoscritto. Si ricevono solamente insulti da parte dei troll, che arrivano in 3-4, solito metodo, cazzate, bim, badabam, satanisti, eccetera, eccetera. No, ragazzi, siamo gli storici, facciamo ricerca storica, è durata 15 anni ed è giusto che le persone che ci seguono sono sempre di più. Se abbiamo svelato il più grande inganno che questo pianeta abbia mai generato, sia la fine di questo inganno millenario. Ovviamente immaginati che cosa succederebbe, ci sono miliardi di credenti in questo pianeta, cadrebbe tutto in un momento, è un problema enorme di una portata che voi neanche immaginate, ma pensateci un attimo, tutto il potere, nessuno farebbe più battesimo, cresime, comunioni, cadrebbero tutte le festività, forse sarebbero contenti i banchieri che a questo punto farebbero lavorare gli operai anche nelle feste, non lo so. Però, a quanto sembra, il caro Bergoglio comincia in maniera più o meno velata a tirar fuori parecchie storiellette, a far capire che c'era qualcosa che non andava. E le persone che ci stanno seguendo sono sempre di più. Ma in questi Allora, ultimi vediamo 2 anni questo abbiamo punto. visto, scusi, dicevo che in questi ultimi 2 anni abbiamo visto che il confronto è stato sempre, sempre così evitato rispetto a Certo, molti temi. Quindi ma questo capisci bene che sarebbe una scoperta di livello, la più grande scoperta storica che sia mai stata fatta, no? Per quanto tempo potranno riuscire ancora a fermare tutto questo? Ormai sono sempre più di più le persone che stanno leggendo i nostri libri, non trovano una crepa, vanno a verificare addirittura le fonti e cominciano, queste scoperte si cominciano a diffondere. Dal 2014 io scoprì che Maria Boeto era la terza moglie del re Erode il Grande, qualcosa di pazzesco, ragazzi. Da lì noi prima facevamo conferenze ovunque, confronti dappertutto, in televisione, radio. Da lì si sono passati la voce, grazie alla rete della massoneria, e nessuno ci deve dare più spazio divulgativo. Ed è un immaginate. grosso problema. Quindi siamo dovuti ripartire dal basso proprio, attraverso i nostri lettori che hanno letto i nostri libri e hanno cominciato a verificare tutti i nostri studi e la loro validità. Adesso abbiamo chiarito quello che è successo inizialmente. Dopodiché poi siamo andati a vedere questa Maria Boeto e tutti i personaggi legati a questa Maria, ad esempio Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Giovanni Battista, erano tutti oniadi, appartenevano a una discendenza della classe sacerdotale di Onia e tutti legati alla famiglia dei Boeto. Vi giro un attimo la lavagna, Sì. così vi facciamo capire un attimo anche le genealogie, ragazzi. Io purtroppo, diciamo, sto dando proprio indizi, su quello. Quelle genealogie sono talmente complesse che questo è l'unico modo per cercare di far capire quello che è successo. Vedete, Maria, abbiamo detto, era figlio di Simone Boeto. Simone Boeto, altri non era, che il marito di Sant'Anna.
Quando morì poi Simone Boeto, ce lo ritroviamo l'ultima volta che presenziò al discorso di Gesù, per Levirato Sant'Anna sposò Gioacchino, suo fratello. Questo è quello che succedeva in quel periodo. C'erano matrimoni, le vedove dovevano sposare per Levirato il fratello più anziano del marito. Ora, Maria Boeto da Erode il Grande ebbe anche un altro figlio, Erode Filippo. Erode Filippo è un personaggio molto famoso perché era il marito di Erodiade. Da Erode Filippo, Erodiade nacque Salomè. Salomè, non solo nacque Salomè, ma abbiamo dato prove che anche San Paolo era figlio di Erode Filippo. Okay? Erode Filippo e Gesù sono fratelli, tutti e due. Figli di Maria Boeto e Ok. anche di Erode. Quindi Gesù altri non era che lo zio di San Paolo, caro Signore. E abbiamo portato anche qui delle prove devastanti su questo, attraverso tutte le genealogie, i viaggi di San Paolo, eccetera, eccetera. Da Erode Filippo Erodiade nascerà la famosa Salomè che chiederà su un vassoio d'argento la testa di Giovanni Battista. Sant'Anna era sorella di Ismeria ed erano figlie di Emerenzia. Questa Ismeria era la mamma di Elisabetta, madre a sua volta di Giovanni Battista. Quindi Gesù e Giovanni Battista erano cugini di secondo grado. Arriviamo un attimo al processo. Che cosa succede? Archelao muore, rimangono due figli di Erode il Grande. Uno è Erode Filippo, l'altro è un altro figlio di Erode il Grande che si chiama sempre Filippo, tetrarca in vita. Oltre a Gesù, ci risulta Filippo. essere tutti. Due Filippo, lo stesso Sì, nome per i due uno. figli. Sì, infatti lo chiamano Filippo I e Filippo II proprio per non Ok. fare confusione, però. Questo sappiamo che Erode Filippo, figlio di Maria Boeto, è fratello di Gesù, parte materna di Maria Boeto e anche da parte paterna. Nel 34 muore il tetrarca Filippo, ok? Per cui un altro figlio di Erode il Grande, molto famoso, perché ci hanno fatto sempre tantissimi documentari, Antipa, che cosa fece? Vedete che Filippo Tetrarca aveva sposato Salomè, la figlia di Erode Filippo e di Erodiade. Antipa voleva anche la tetrarchia di Filippo Tetrarca. Per prenderla, cosa fece? Andò di nascosto da Erodiade, che era la moglie del fratello di Gesù, Erode Filippo, e gli chiese di sposarlo, ma lei già era sposata con Erode Filippo, quindi sarebbe stato uno scandalo per quel tempo, dicendogli che poi sarebbe andato da Tiberio, dall'imperatore, a chiedere la tetrarchia del defunto tetrarca Filippo. Erodiade era una regina molto ambiziosa, accettò, tanto che Giovanni Battista poi attaccò il re Antipa perché aveva sposare Erodiade quando suo marito Erode Filippo, l'erede di Gesù, era ancora in vita. Questo provocò una sommossa da parte di Giovanni Battista, ce ne parla sempre Tito Flavio Giuseppe, che ci dice che sollevò una grossa massa contro Antipa e il re aveva paura che il popolo si sollevasse contro di lui, per cui lo incarcerò nel Macheronte Giovanni Battista, dopodiché verrà ucciso secondo la storia con Salomè che chiederà la sua testa su un vassoio d'argento. Non solo, ma questo re Antipa aveva una moglie e il padre di questo re Antipa era un altro re, il re Areta di Petra, che quindi dichiarò guerra al suo genero Antipa perché aveva ripudiato sua figlia per sposare Erodiade. Quando Antipa andò dall'imperatore Tiberio per chiedergli che fosse fatto re della Giudea, Tiberio non solo rifiutò di farlo re della Giudea, ma a quel punto troviamo un testo copto del 36
Dove poi alla fine, la faccio breve la storia, Antipa era diventato un personaggio scomodo perché il suocero gli aveva dichiarato guerra e si era scatenato un conflitto. Giovanni Battista aveva sollevato una folla e aveva dovuto ucciderlo. Ed era un periodo di tensione quello perché ai confini dell'Armenia c'erano le legioni di Artabano contro le legioni di Roma sotto sotto Vitellio. E quindi perdere in quel periodo, se fosse scatenata una guerra in Palestina, sarebbe stato un disastro per Roma, sarebbe trovato presa tra due fuochi. E attenzione, la Palestina è una piccola zona di terra, ma non è insignificante, perché perdere quel piccolo lembo di terra voleva dire spaccare in due l'impero romano. Per cui che cosa fece l'imperatore Tiberio? Mandò uno dei suoi emissari, Gaius, a dire che fosse data la regalità a Gesù. A questo punto, Antipa, quando seppe questo, che cosa fece? Prese tutti i fratelli di Gesù, tutti i parenti di Gesù, sommi sacerdoti, e erano anche i suoi parenti, dicendogli di accusare Gesù di sedizione, per farlo processare. Quando Antipa andò dall'imperatore, che cosa fece? Accusò suo fratello Erode Filippo, che era anche fratello di Gesù, di sedizione contro Roma, per cui Tiberio gli disse di togliere tutti i beni di Filippo e di mandarli da lui. Quindi immaginate che bel casino c'era in quel Mamma periodo mia. lì. Ora, che cosa successe? Che praticamente Antipa andò dai sommi sacerdoti e gli disse: accusate Gesù di sedizione contro Roma, altrimenti vi ucciderò. E si fece dare anche dei soldi per corrompere Pilato. Pilato prese questi soldi. Dopodiché abbiamo il famoso processo Pilato con Gesù. E guarda caso, nel Vangelo di Matteo, Pilato poi che cosa fece? Mandò Gesù proprio da Antipa a discolparsi, perché fece un bel doppio gioco. Vi raccontiamo tutta la storia di quello che è successo, perché poi quei sommi sacerdoti erano tutti parenti di Gesù. Il caro Anna, sommo sacerdote, genero era Caifa, altri non era che il fratello di Maria Boeva. Abbiamo ricostruito, tirato fuori l'identità di tutti quei personaggi, ragazzi, erano tutti parenti tra di loro. Quindi, che cosa successe? Poi raccolsero dei soldi, questi sommi sacerdoti, corruppero i legionari romani, lì probabilmente anche Pilato prese la sua parte di denaro e Gesù fu liberato. Tant'è che nel libro Il Sosia, nel secondo libro del Re dei Re, riportiamo tantissime documentazioni dove si dice che, ma penso forse chi ha letto i Vangeli lo sa, ad un certo punto un certo Simone di Cirene prese la croce al posto di Gesù. Nel secondo trattato del Grande Sette si dice che non fu crocifisso Gesù, ma fu Simone di Cirene. Questo ce lo dice anche Basilide, un ognostico che era allievo di Menandro, allievo di Simon Mago, e Simon Mago era imparentato con Gesù. Poi vi raccontiamo dopo che cosa successe. E lo stesso Corano ci dice che non fu Gesù a essere crocifisso. Tant'è comunque che Gesù, subito dopo la crocifissione, Simone di Cirene era un parente di Gesù. La moglie di Simone di Cirene era la mamma di San Paolo. Quindi ebbe San Paolo da Erode Filippo. Pensate un po'. Però ci hanno Ma non è benedito importante quello veramente. che dico, sono importanti le documentazioni che tiriamo fuori di tutto questo, perché qui anche direi: guardate che Gesù era lo zio di San Paolo, le persone erano: ah, ecco perché allora ha costruito il cristianesimo. Pietro era il figlio di un cugino di San Paolo. Qui abbiamo svelato tutti i personaggi, tutte le genealogie di questi personaggi qui, erano tutti parenti. Quindi abbiamo tre testi che ci dicono che non fu Gesù a venire in croce, ma questo Simone di Cirene che poi fu liberato. Tant'è che poi lo stesso Paolo di Tarso rischiò
di essere ucciso dai giudei perché sosteneva che Gesù era ancora in vita. Tant'è che fu visto da 500 persone parlare, mangiare con loro. Abbiamo tantissime testimonianze di un Gesù vivo. Ma lì non si parla di una resurrezione spirituale, ragazzi, ma di una resurrezione carnale. Toccarono, mangiarono con lui, parlarono con lui, fu incontrato da tantissime persone, addirittura 500, ci dice Paolo di Tarso. E quindi Gesù sopravvisse a questo processo con Pilato. Alessandro, Dopodiché, scusi, ci hanno mentito anche sulla crocifissione, quindi su tutto, io sono veramente senza parole, perché è stato ragazzi, io un inganno incredibile. vi sto dando la punta dell'iceberg, delle cose che abbiamo tirato fuori, è da mettersi le mani nei capelli, perché poi Gesù ce lo ritroviamo ancora in vita nel 62. Anzi, portiamo le documentazioni dove era vivo. Dopo Tiberio ci fu Caligola, fece una rivolta contro Caligola. Poi ci fu l'imperatore Claudio, fece rivolta contro l'imperatore Claudio. E vi portiamo tutte le testimonianze di questo. Dopodiché successe nel 62 d.C. venne ucciso il fratello di Gesù, Giacomo. Ok? Questo è l'ultimo libro di questa tetralogia. Guardate il titolo, I Sicari. Sapete a chi questo titolo a chi è dedicato? A San Pietro, San Paolo e Gesù. Adesso vediamo perché, ragazzi. Una domanda, fino a che età visse Gesù allora? Morì nel 68 avanti Cristo, dopo Cristo, durante la prima guerra giudaica. Nacque nel 5 avanti Cristo, quindi morì all'età di 73 anni, ucciso da Zeloti Edumei, e ce ne parla Tito Flavio Giuseppe, parlando proprio Gesù e Anania, di come furono uccisi. Ci arriviamo alla fine di questo. Siamo all'ultima parte dove arriveremo fino alla morte di Gesù. Abbiamo detto nascita e cospirazione, parte del processo, morte di Gesù avvenuta nel 68. Attenzione, perché anche Giovanni Battista abbiamo trovato le prove che era ancora vivo in quel periodo. 62. Che cosa succede? Che Paolo di Tarso, che Giacomo, fratello di Gesù, nonostante Gesù lo avesse eletto come suo successore, si schierò con Simon Mago, che era osteggiato da Pietro e Paolo, tant'è che poi Simon Mago ce lo troviamo sotto Nerone, fu ucciso proprio da Pietro, e per questo Nerone uccise sia Pietro che Paolo, ma lì furono implicati anche nel centro di Roma. E crocifisso a testa in giù. Simon Mago voleva eleggersi Messia anche lui, quindi era contro Gesù in quel periodo. E che cosa successe? Nei riconoscimenti di Clemente I, pseudo Medie Clementine, e in una nota si parla del fatto che Saul o Paolo fu artefice di una sommossa. Diede una fascina di legno addosso a Giacomo, perché si era schierato a quel punto con Simon Mago. Giacomo, il fratello di Gesù, ruzzolò sulle scalinate della una fascina di legno che sapeva per accendere il fuoco al tempio. Ruzzolò sulle scalinate del tempio e un pollatore con una bastonata lo uccise. Paolo di Tarso, stiamo parlando, implicato nell'omicidio. E pensate un po' che cosa successe. Che per levirato Gesù sposerà la moglie di suo fratello Giacomo, che era Marta Boeto. Erano tutti dei Boeto. Ce ne parla il Talmud di questo. Sposò Marta Boeto e Marta Boeto diede addirittura 72 talenti d'oro, un'enormità per quel tempo, ragazzi. Penso alla finanziaria di oggi. Pensate quanti erano ricchi questi personaggi e quanto soldi traevano dall'essere sommi sacerdoti. Diede 72 talenti d'oro al re Agrippa II
per dare il sommo sacerdozio a Gesù, che era di discendenza levitica e quindi ci teneva ad avere il sommo sacerdozio perché poteva andare solo ai leviti. E quindi ci siamo chiesti, ma allora anche Gesù era implicato nell'omicidio del fratello Giacomo, tanto che poi sposò sua moglie, la ricca Marta, che gli diede il sommo sacerdozio. Ma vi leggo qualcosa di devastante. Il bello è che poi Agrippa, per dare il sommo sacerdozio a Gesù, dovette togliere il sommo sacerdozio a chi era sommo sacerdote. E questo sommo sacerdote, anche lui si chiamava Gesù, figlio di Damneo. E ci dice Giuseppe Flavio, per cui Gesù dei Vangeli contro quell'altro Gesù, sommo sacerdote, figlio di Damneo, vennero in conflitto e dice: perciò sorse una ostilità tra quest'ultimo, cioè tra Gesù e il suo predecessore, quello che Agrippa aveva tolto il sommo sacerdozio. Ognuno di essi raccolse, quindi ognuno di essi, stiamo parlando del Gesù dei Vangeli e dell'altro. Ognuno di essi raccolse una banda di gente molto temeraria e spesso avveniva che dopo lo scambio di insulti si andasse oltre, pigliandosi a sassate. Scusate, ma qui stiamo dicendo che Gesù si prendeva parolacce col suo avversario e si pigliavano a sassate. Assassate. Mamma E mia. c'è poco da ridere perché noi portiamo documentazione di questo. Poi continua perché parla anche di Paolo di Tarso. Saul, chiamato nei Vangeli, e continua. Da parte loro, Costofaro e Saul e Paolo di Tarso, raccolsero bande di malviventi. Loro stessi erano di stirpe reale, erano i rodiani, infatti, e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa, perché Agrippa era il figlio di Agrippa I, che era fratello di Erodiade, ed erano sempre figli di Erode. Quindi Agrippa II era un nipote di Erode. Ecco perché erano imparentati poi San Paolo con Agrippa. Ma vi portiamo tutte le documentazioni. Rileggiamo: Costobaro e Paolo di Tarso raccolsero bande di malviventi, loro stessi erano di stirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa, ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli. Fu da quel momento in particolare che la malattia preoccupò sulla nostra città e ogni cosa andò scadendo di male in peggio. Ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli. Altro che Robin Hood che rubava ricchi per dare ai poveri, questi rubavano i poveri per prendersi loro, che erano già ricchi. E questo è Paolo di Tarso, creatore del cristianesimo, oltre a Gesù che si prende a sassare parolacce col suo predecessore. Ragazzi, c'è da mettersi le mani ai capelli: hanno deificato e santificato una banda di assassini, una banda di personaggi incestuosi che facevano matrimoni tra di loro, una Maria che addirittura cercò di avvelenare il marito perché probabilmente era rimasta incinta da Giuseppe di Gesù. Questo fu il motivo che la portò a cospirare contro suo marito Erode, anche perché Erode Filippo, il figlio di Maria Boeto, dopo Antipatro era stato designato ad essere successore al trono. E quindi Maria, che motivo aveva, visto che suo figlio Filippo sarebbe diventato re della Giudea, di cospirare per cercare di uccidere il marito? L'unica spiegazione è che Giuseppe era il suo amante e con la pancia che gli cresceva, vide che gli tardava il ciclo mestruale. E quindi sapeva che Erode l'avrebbe uccisa subito. Quindi decise di partecipare a questa cospirazione per uccidere il marito. Però probabilmente che cosa successe? Che lei inizialmente, prima di partecipare a questa cospirazione, probabilmente andò anche col marito Erode per fargli credere che Gesù fosse suo figlio. Forse soffi. Ah. Altro Questa è l'unica che spirito spiegazione che sta. riusciamo a darci. Ma a questo punto poi quel Gesù che viene chiamato figlio dell'adultera, immaginate, veniva sempre risarcito da questi ebrei, lo chiamavano figlio di prostituta. Portiamo tutti i riferimenti nel libro che sta
per uscire, immaginate in che situazione poi possa essere nato. E abbiamo detto che Carlo Gesù diventerà sommo sacerdote. Dopodiché, siamo nel 63, quando diventa sommo sacerdote, sempre in quest'anno avvengono dei importanti fatti che porteranno a scatenare la prima guerra giudaica. Infatti, un procuratore romano, Gerzio Floro, si impossessò di 17 talenti dal Tempio di Gerusalemme perché era in ritardo con il pagamento dei suoi soldati, e questo scatenò le ire di tutti gli zeloti che erano adirati contro questo gesto e si scagliarono contro Gessio Floro, questo procuratore romano. Tant'è che a quel punto mandarono Gessio Floro, fu sostituito da Cessio Gallo. Iniziavano ad esserci dei moti di rivolta in tutta Gerusalemme e Costobaro e Saul e Antipa, cioè Paolo di Tarso, furono mandati addirittura da Nerone, perché tutti questi erodiani poi nacquero e furono educati anche a Roma, alle corti degli imperatori. Agrippa II, la sorella era Berenice, diventò l'amante, Berenice Felicia diventò anche l'amante di Tito. Andarono addirittura dall'imperatore a dirgli da Nerone, a dirgli di non mandare le legioni perché la colpa era dei procuratori romani che si erano impadroniti del tesoro del Tempio e avevano compiuto tante altre azioni che stavano portando gli zeloti alla rivolta. E tra questi zeloti c'erano molti parenti di Gesù, tutti erodiani. Ma tant'è che arriviamo al 68 d.C. per cercare di fermare questa rivolta. Gesù, che era un erodiano, che cosa fece? Insieme ad Anania, il figlio del sommo sacerdote Anna, cui poi verrà mandato Gesù quando fu catturato al Monte degli Ulivi. Anna lo manderà da Caifa e poi ci è stato mandato. E dicevo, Gesù e Anania, figlio di Anna, si organizzarono con il popolo, crearono una forza militare tra il popolo, lo auto-organizzarono per combattere questi zeloti che depredavano addirittura tutto il popolo di Gerusalemme delle loro ricchezze, non c'è, e quindi stavano morendo tutti quanti di fame. Loro riuscirono a circondare questi zeloti che si asserragliarono nel tempio di Gerusalemme, ma gli zeloti chiesero aiuto agli Idumei. Arrivò l'esercito degli Idumei con 20.000 persone. E Gesù a quel punto salì sull'alto di una torre a parlare agli Idumei, dicendogli: guardate che sono loro gli zeloti che stanno opprimendo e affamando tutto il popolo di Gerusalemme. E gli zeloti gli dissero: tu sei colpevole di aver chiamato Vespasiano con le sue legioni per sedare questa rivolta. Gesù negò tutto questo, ma invece era vero, perché fecero uscire un rabbino, Yohanan ben Zakkai, Giovanni, figlio di Zaccaria. Giovanni Battista era il figlio di Zaccaria. Abbiamo trovato tante storie che ci portano a considerare il fatto che Yohanan ben Zakkai era proprio Giovanni Battista, anche lui, quindi sopravviverà a quella morte raccontata per farlo morire insieme a Gesù. Insieme nasceranno, insieme moriranno. E Yohanan ben Zakkai fu fatto uscire dentro una bara riempita di liquidi di letame per farlo puzzare e fare credere che fosse morto, putrefatto, in stato avanzato di decomposizione. Yohanan ben Zakkai arrivò fino a Vespasiano, all'imperatore, gli predisse addirittura che sarebbe diventato imperatore, cosa che poi si attribuì invece di Rito Flavio Giuseppe, questa missione. Tant'è che poi, alla fine di questo discorso, che cosa successe? Prima che riuscisse ad arrivare Tito con le sue legioni, gli zeloti riuscirono ad entrare e uccisero Gesù e Anania,
con tutti coloro che lo avevano aiutato contro gli Zeloti. E Tito Flavio Giuseppe descrive proprio la morte di Gesù e ci dice che fu lasciato proprio in balia dei cani e delle fiere, il sepolto per terra. Altra cosa importante, Tito Flavio Giuseppe, poche righe prima di parlare della morte di Gesù, ci dice quella notte, quella notte riuscirono ad entrare gli Zeloti, sembrava la fine dell'universo. Ci fu un violentissimo temporale e ci fu una forte scossa di terremoto. Signore, andatevi a rileggere i Vangeli e guardate come questa scossa di terremoto che avvenne durante la morte di Gesù fu retrodatata dagli evangelisti quando ci dicono che ci fu una forte scossa di terremoto quando Gesù spirò sulla croce, addirittura uscirono morti dalle tombe, eccetera, eccetera, dando luogo poi a tutti i film sugli zombie che conosciamo bene. Io qui concludo, ragazzi, certamente sì, le mani ai capelli, chiedo solamente una cosa ai credenti. Quello che ho detto è qualcosa non di grave, di gravissimo, e dico a tutti quanti, signori, se c'è stato un inganno, comprendete quella con chi ha scoperto l'inganno, ma con chi l'ha generato? Perché qui c'è un indotto economico enorme, potere politico enorme dietro il Vaticano. Gli inganni a volte fa male poi svelarli, no? Perché si cade purtroppo in una profonda depressione per un credente, penso persone che hanno dedicato la loro vita alla fede, a credere a questo personaggio che camminava sulle acque, che moltiplicava pane e pesci, che resuscitava i morti, eccetera, eccetera. Poi se lo ritrova a prendersi a parolacce, a sassate, forse implicato nell'omicidio del fratello, una storia completamente diversa da quella che ci hanno raccontato. Bene, allora io dico solamente una cosa. Quello che ho detto è gravissimo? Ma me ne assumo le responsabilità in base a tutte le documentazioni che abbiamo trovato e che vi invito a leggere in questa tetralogia del Re dei Re, sono quattro libri, il Sozia, Yeshua, l'ultimo figlio di Erode e i Sicari. Fate una cosa, cari credenti, chiamate chi volete, perché è giusto che ci sia un confronto storico, noi porteremo tutte le educazioni, tutti i passi. Devono venire a confronto, costringeteli a venire a confronto. Dopodiché, se inganno c'è stato, ve la prenderete con loro. Se il sottoscritto ha sbagliato, ve la prenderete con me. Altrimenti qui non se ne esce, perché comunque sia, non riusciranno a fermare questa che è la più grande scoperta storica di tutti i tempi ed è uno scempio quello che ci stanno facendo. Non potranno fermare ancora per molto con questa congiura del silenzio queste scoperte storiche. Valentina, cioè ci sono domande da parte di Sono qualcuno? parecchie domande, io le dico che sono sconvolta, ma proprio sconvolta, non, alla luce di tutto quello che sono venuta a sapere adesso, non riesco a capire come siamo passati alla Bibbia, alla storia, alla narrazione ufficiale della Bibbia, perché è incredibilmente diverso quello che lei mi ha detto, che porta le prove rispetto a quello che abbiamo studiato tutti. E quindi sono rimasta sconvolta da questo imbroglio, da questo grandissimo inganno. Io dico sempre a chi ci segue, ragazzi, leggete i libri, leggete le fonti, leggete le documentazioni, ma poi sono talmente complesse le genealogie, prendete carta e penna, e così hanno fatto molti, sono rimessi a studiare prendendo carta e penna, vedendo le genealogie, andando su internet, vedendo tutte le fonti che portiamo, perché poi le trovate, se diciamo la verità o no. Noi abbiamo scoperto tutti i personaggi, da Maria Maddalena, Giuseppe, Maria. Cioè, ragazzi, siamo davanti a qualcosa che è pazzesco. Qui no, o questa cosa emerge o emerge. Se abbiamo sbagliato, ne paghiamo le conseguenze noi. 15 anni di ricerca buttate al vento, fondi spesi, tempo perso. Ma se qui abbiamo tirato fuori un inganno millenario, paghi chi ha generato l'inganno e chi l'ha portato avanti fino adesso. Perché non penso che il Vaticano non sappia tutte queste cose, eh.
Perché poi siamo venuti a conoscenza da parte di amici che conoscevano, legati a idee, ma loro lo sanno che Maria Poeto era, ah, ma allora a altri livelli queste cose le sanno. Ne sono convinta che lo sappiano. Le faccio qualche domanda. Abbiamo superato l'ora, quindi le ruberò poco tempo ancora per qualche domanda. Vediamo, c'è Dani che ha preparato delle domande. Vediamo, metto, vado Dani. Allora, Flavia chiede, dov'è possibile trovare questi documenti storici? Grazie Alessandro. Guarda, li abbiamo tutti quanti nei libri, la tetralogia dei re, basta che scrivono i re dei re, Alessandro De Angelis, si trovano su Amazon, su YouCampaign, possono ordinarli in libreria e glieli porteranno. Ci sono tutti i documenti, ma noi abbiamo usato tantissimo materiale. Se poi vedete la bibliografia dei nostri libri, se la persona ci chiede la bibliografia, trovate davanti a qualcosa, a una bibliografia enorme, ragazzi, eh. Sono pagine e pagine di bibliografia, di testi che abbiamo usato per svelare tutto. E quindi, diciamo, il principale è stato Tito Flavio Giuseppe che ci ha permesso di svelare tutto quanto. Ma Tito Flavio Giuseppe ha scritto solamente, dammi un attimo, Guerra Giudaica, Antichità Giudaica, dei libri che sono dei mattoni pesantissimi che abbiamo dovuto rileggere più e più volte. Questi sono. Per esempio, i libri di Tito Flavio Giuseppe, Antichità Giudaica, messo in secondo volume, guardate quante pagine ci sono di materiale. Altri due di Guerra Giudaica, poi ci sono altri testi di autobiografia a Controriapione di Flavio Giuseppe. Poi tutti i Vangeli apocrifi che abbiamo usato sono migliaia e migliaia di pagine che abbiamo dovuto mettere sotto lente di ingrandimento, compararle poi con i Vangeli canonici, è stato un lavoro durato 15 anni, impressionante. Immagino. E mettere a posto un tassello dopo l'altro per riuscire a ricostruire tutto il mosaico è stata una cosa di una complessità che nessuno può immaginare, ragazzi. Quante nottate ci abbiamo dedicato a questi studi e mio figlio, voi neanche ve lo potete immaginare. E si Ci vede sono che lei altre ha domande? una competenza incredibile, una conoscenza incredibile. Torre Eiffel chiede. È vero che Maria è sepolta a Parigi? Sì. No, ragazzi. Ma Maria chi? Maria Maddalena? Penso di sì. Allora, in questo libro, I Re dei Re, parliamo ad un certo punto. Per farvi capire il nostro livello di ricerche, andai sugli annali ecclesiastici, che sono 12 libri così alti di migliaia di pagine, scritti dal 1500 da Cesare Baronio, il cardinale, e lui ebbe accesso a tutta la documentazione, era bibliotecario, oltre che cardinale, è mancato Papa perché doveva diventare Papa. Alla Biblioteca Nazionale del Vaticano e prese anche documenti antichissimi che erano rimasti lì in sepolcri inutilizzati per secoli. Ad un certo punto, Cesare Baronio ci dice che San Pietro fece vescovo Orsini in Francia. Gesù mise i 72 luoghi strategici nel Mediterraneo. Loro consolidarono una vera e propria, lo stesso San Paolo con tutti i suoi viaggi, una vera e propria rete fittissima con i loro parenti, erano in tutto il Mediterraneo, dalla Cilicia fino a Roma. Ora, il fatto che mandassero questi Orsini, noi sappiamo la famiglia Orsini, perché poi ci siamo ritrovati anche Orsini, generale sotto. Costanzo, che era imperatore, figlio dell'imperatore Costantino, da loro si allacciarono con il Colonna. Qui abbiamo poi la nascita di tutte le banche di questi Erodiani ebrei, delle famiglie nobiliari nascoste dietro il Vaticano. Per tutto questo tempo, dagli Orsini uscirono ben cinque papi. Il fatto che Orsini fu fatto vescovo in Francia, poi ci ritroviamo con queste tradizioni medievali che ci dicono che Maria Maddalena sbarcò in Francia.
Noi abbiamo trovato tutta la documentazione poi su Maria Maddalena, che era questo personaggio. Abbiamo detto che era la figlia di un fratello di Erode il Grande, si chiamava Giuseppe. Questo Giuseppe, fratello di Erode, aveva un figlio che si chiamava a sua volta Giuseppe, quindi era nipote di Erode. Sposò Olimpia e da questa relazione nacque Mariamne. Questa Mariamne l'abbiamo identificata proprio con la Maria Maddalena. Era sposata con re Erode di Calcide, un nipote del re Erode il Grande, e dopodiché questo Erode di Calcide la lasciò per mettersi con Berenice di Cilicia, perché probabilmente lì questa Maria Maddalena, Mariamne, fu data per morta, ma invece ce la siamo ritrovata come nel Vangelo di Filippo, consorte di Gesù addirittura, no? E quindi è possibile anche che in tutto quello stato di tensione poi che ci fu nel 63, quando ci fu la prima guerra giudaica, possa essere possibile che sia stata mandata proprio in Francia però qui parliamo di leggende medievali, perché la situazione era diventata gravissima in quel periodo a Gerusalemme, si rischiava di morire. Siamo su leggende medievali e non abbiamo niente di certo. Di certo però è che abbiamo svelato anche chi era la famosa Maria Maddalena. Grazie, grazie E mille. quindi era una figlia di un cugino di Gesù. Facevano tutti i matrimoni tra parenti, tra di loro. Io ringrazio tantissimo Valentina, mi dispiace che non ci sia stato Luca, ma è stata Vai. una persona molto gradevole, ha fatto domande intelligenti. Ringraziamo per questo. Grazie. E È stato per eventuali interessantissimo. approfondimenti noi ci saremo sempre. Ci Quindi sono tantissime devo. domande, quindi se lei vuole tornare, no? Perché ce ne sono tante, 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 però siamo a 1:20, mi rendo conto che è tardi, però sarebbe interessante che lei tornasse per rispondere a tutte queste domande. Una puntata per rispondere alle domande, non ci sono assolutamente problemi. Va bene, grazie. Ovviamente, lo ripeto ancora una volta, ci occupiamo di storia e non di fede, quindi risponderemo solamente a domande contestualizzate in questo ambito storico. Certo. Grazie a voi, ringrazio anche Luca per averci ospitato e ci risentiremo ad una prossima puntata. Io purtroppo sono bloccato e non posso diffondere questa puntata, quindi vi chiediamo l'autorizzazione per poterla caricare anche nel nostro canale YouTube per farla seguire anche da altre Certo. nostre persone che ci seguono e ci risentiamo presto per un'eventuale altra puntata. Grazie a tutti. Certo, grazie, grazie mille. Io saluto tutti, vi ringrazio. Ringrazio tantissimo Alessandro perché veramente è stata una puntata di quelle da condividere e vi lascio con un promo di Luca. A presto. Grazie Alessandro, arrivederci. Quando io parlo di presenza, io lo dico che è veramente un superpotere, che è un qualcosa che se una persona ha una condizione di crisi, per esempio, facciamo male. Se qui c'è qualcuno, chiaramente non dovete dirlo, se qui c'è qualcuno che ha dei problemi di soldi, economici, io li posso, le mani cereali, ce l'ha le mani, quindi sono contento se le mani cereali. Ho le mani, perché ci sono persone che non ce l'hanno. Sei nudo perché non puoi più contare sulla reminiscenza che il tuo io sociale non c'è più. E vi posso garantire che non esiste.